Buongiorno ragazzi, allora questo qui è un video un po' particolare perché farò vedere la mia libreria. Allora, questa qui è una delle tante librerie che sta in soggiorno e volevo farvela vedere così rapidamente perché non sono libri miei. E ve ne faccio vedere un'altra sempre che non è mia. E sarebbe questa qui. Quasi in caso, se siete curiose, ve la farò vedere. Questo qui è il mio scaffale, questi libri qui e tutti questi libri qui, dal primo scaffale fino al terzo scaffale. Ok, invece questa qui è tutta la mia piccola libreria dei libri che ho già letto. E vi voglio dividere il video in due parti, cioè i libri che ho già letto e i libri invece che ancora devo leggere, visto che per non farvela tanto pesante, insomma, tutti i libri sono messi, hanno una posizione logica che vanno dal più alto al più basso, e se li vedete, di altezza diversa è perché, praticamente sono delle edizioni diverse, tipo delle serie, e sono diverse. Iniziamo subito. Allora, iniziamo dal basso e togliamo tutti quanti gli oggettini che ho. Allora, prima di tutto vi faccio vedere questo fumettino qui, che è di Marilyn Manson ed è un regalo per mia cugina perché gli piace molto Marilyn Manson. Non mi chiedete come, a me non piace per niente, però lei tipo ci va matta e quindi gli ho comprato questo qui. Poi qui giù ho un librone dei Mammut di Edgar Allan Poe, che pensate che costava, non so se riuscite a vederlo, 9.900 lire. E l'ho trovato su una bancarella ad 1 euro. Molto molto carino, qualche volta quando ho tempo li leggo, leggo qualche storiella. Poi c'è Stephen King Desperation, che però ancora non l'ho letto, anche se sono un amante di Stephen King, perché questo qui è di mia madre e quando avrò tempo e avrò smaltito qualche libro, cercherò assolutamente di leggerlo. Poi c'è la saga di Twilight, naturalmente Twilight, New Moon, Eclipse e Breaking Dawn. Credo che non c'è bisogno di farli vedere perché tutti quanti li conosciamo. Poi Danze dall'Inferno, che l'ho comprato solamente perché c'era al tempo, l'ho comprato solamente perché c'era il nome di Stephenie Meyer. Libro carino con praticamente delle storielle all'interno, niente di che, insomma. Poi Alice all'inferno di Jane Elliott, che è molto bello e dovrebbe essere fuori catalogo purtroppo. E se riuscite a trovarlo, vi dico di comprarlo perché è veramente bello, mi è piaciuto veramente tanto. Sono cose che soprattutto possono cadere nella realtà. Questo qua invece è L'isola della follia di Douglas Preston e Lincoln Child ed è un libro di mia madre e dovrebbe essere un giallo se non mi sbaglio, quindi non l'ho mai letto perché non apprezzo i gialli. Poi Il linguaggio segreto dei fiori di Vanessa Diefenbaugh, devo dire che non ho capito se questo libro mi è piaciuto oppure no. Sta di fatto che non l'ho capito nel momento che l'ho letto, quindi quando sarà credo che lo rileggerò e vedrò se in effetti mi è piaciuto oppure no. Poi la trilogia di Iris di Maurizio Temporin, cioè Fiori di Cenere, I Sogni Morti e I Risvegli d'Ametista. Allora, praticamente il primo me lo sono comprato da sola. E poi invece il secondo e il terzo me le hanno regalate le mie cugine e come vedete sono praticamente tre edizioni diverse, perché c'è il primo che è più alto che in copertina rigida, poi c'è il secondo che è basso e invece il terzo è più alto del secondo ed è una cosa che non ho mai sopportato. Comunque il primo libro ha una bellissima copertina e da quello che ho capito è stato disegnato interamente dall'autore del libro. E,
questo libro mi aspettavo molto di meglio, quindi non mi è piaciuto granché. Poi Estasia di Francesco Falconi, un libricino così per ragazzi, insomma, l'avevo comprato per l'estate per perdere un po' di tempo e mi pare che l'avevo preso all'outlet a mi pare 3 euro, una cosa del genere. Carino. Poi Monster di Christopher Pike, ho due libri di Christopher Pike, uno è Preda e un altro invece è Monster, e tutti e due non mi sono piaciuti per niente e non li ho capiti fino in fondo, quindi non mi sono proprio piaciuti, non mi sono immedesimata dentro i personaggi, quindi non lo consiglierei di comprarlo. Poi Il segreto del Grace College di Christina Kuhn è il primo suo romanzo, se non sbaglio, e dovrebbe essere una specie di quasi giallo, un po' fantasy giallo, insomma, non, quando l'ho letto anche questo non mi è piaciuto tanto, forse è stato uno dei primi e degli ultimi gialli che ho mai letto. Poi Vampire Trinity Scarlet di Thomas Hampson, l'avevo pagato ad una bancarella a 4,90 euro. È una storia di vampiri, dovrebbe essere una trilogia, però io solamente il primo. Non mi è piaciuto un granché, però insomma è un modo diverso di vedere i vampiri. Poi Lisa Jane Smith, I diari delle streghe, e sono L'iniziazione alla prigioniera, La fuga e il potere, e questi quattro libri ho pagato 9,90 euro. Io adoro alla follia Lisa Jane Smith e questo libro, questi quattro libri sono stati veramente bellissimi e forse sono i miei libri preferiti sui vampiri, devo dire, sulle streghe. Mi è piaciuto veramente tanto, infatti lo consiglio di comprare. Scusate se sono un po' raffreddata, ma con questo tempo. Poi Innocence di Kathleen Tessaro, libro comprato al mercatino dell'usato, avrò pagato 4 euro. Scusate, e praticamente sì, non ho trovato più che altro, non mi è piaciuto appieno, insomma. È stata una lettura abbastanza veloce, però non è che l'ho apprezzato fino in fondo. Poi di Guglielmo Siglia, L'inganno della morte, che sarebbe quello che ha fatto Wilwush, non so se lo conoscete, che adesso è sparito praticamente dalla circolazione. Ha fatto questo romanzo e io volevo leggerlo tantissimo e praticamente l'aveva comprato mia cugina e me l'ha regalato dicendomi che a lei non gli era piaciuto per niente. Ci ho messo ben 2 settimane per riuscire a finirlo perché era veramente pesante, non mi è piaciuto per niente, non ha senso, e quindi preferisco che Guglielmo, invece di scrivere libri e fare la radio, continuasse a fare video su YouTube, che è molto meglio, diciamo. Poi La guerra degli elfi di Herbie Brennigan, e è un best seller e io l'ho letto e non mi è piaciuto per niente. È una cosa abbastanza strana perché di solito questi libri fatti in questo modo mi piacciono, però non mi ha fatto nessun effetto e quindi non lo consiglio di comprare a nessuno. Poi il libro che mi è stato consigliato da mia cugina, di Daniel Pennac, è Il paradiso degli orchi. Mi aveva detto che era un libro diverso, un libro giallo, e ho voluto appunto provare a leggerlo questo libro, ma non l'ho apprezzato, appunto non mi piace proprio il modo di scrivere di Pennac, quando si scrive si perde, non mi piace, insomma, e quindi è stato un acquisto sbagliato, che l'ho comprato a Milano, alla fiera di Milano,
Sì, praticamente questa qui sono al ripiano dei reclusi perché non mi spessi, cioè molti libri non mi sono piaciuti e adesso andiamo al piano superiore. Ok, qui abbiamo di Raffaella Feroglio, Galacox, Il mistero dei viaggi nel tempo, che ho fatto una recensione sul mio blog. E presto uscirà anche su YouTube, spero, quando avrò tempo, una recensione su questo libro perché davvero ne merita tantissimo. E ancora oggi la ringrazio per questa bellissima lettura ed è diventato uno dei miei libri preferiti. Poi c'è Speak. Le parole non dette di Lori Hels Henderson. Questo libro ce l'avevo nella mia wishlist da un sacchissimo di tempo e lo volevo leggere da tantissimo e quando l'ho trovato al mercatino dell'usato a 2 euro mi sono fiondata a prenderlo. Parla praticamente di questa ragazza che va ad una festa, che però viene violentata da un suo coetaneo. Chiama la polizia e in questa retata vengono, come si può dire, vengono arrestati molti ragazzi e quindi tutta la scuola ce l'ha con lei. E comunque è molto bello, è un percorso interiore di questa ragazza che cerca di uscire appunto da questa situazione. Poi vi avevo già fatto vedere in una My Mailbox, scusatemi, Shadowhunters, il primo in copertina rigida. Ah sì, c'è anche il ciondolino, guardate quanto è carino, con tutte quante le saghe di Harry Potter, Percy Jackson, Hunger Games, Divergent e Shadowhunters. E questo qui è il libro in questione. Devo dire che la copertina è una cosa magnifica e io infatti ringrazio la Mondadori che ha lasciato la stessa copertina di quella che è uscita in America. Anche se non si trova più in giro, naturalmente ho fatto una faticaccia per riuscire a trovarlo e alla fine sono riuscita a trovarlo a 5 euro per fortuna. E perché adesso ci sono solamente la copertina del film ed è una cosa proprio che ho sempre odiato. E quindi Shadowhunters. Non contenta, mi sono anche presa quello in inglese, cioè Shadowhunters, The Mortal Instruments, City of Bones di Cassandra Clare, in brossura. Per non rovinarlo, ho messo anche una foderina. E questo qui l'ho trovato al mercatino dell'usato a 2,50 euro, bellissimo anche questo. E poi quello in edizione economica a 5 euro, che è il primo che ho avuto. Poi di James Rowlands, La città sepolta, è un romanzo che avevo comprato tantissimo tempo fa, quando ancora ero a Roma, non so se c'è scritto il prezzo, sì, e che l'avevo pagato 3,50 euro. E non l'ho mai letto perché appunto alla fine ho capito quali erano i miei generi, cioè, mi piacevano più i fantasy, piuttosto che i gialli o i thriller o i romanzi storici. E quindi l'ho abbandonato e l'hanno letto i miei genitori, però non gli è piaciuto perché è abbastanza pesante. Poi Innamorata di un angelo di Francesca Bosco, questo qui l'avevo comprato alla PAM, cioè al supermercato, scusatemi, praticamente l'avevo snobbato, infatti ce l'avevo sulla libreria da tipo 2 anni, una cosa del genere, però ho sbagliato perché è per adolescenti molto molto giovani, dai 13 ai 15 anni, insomma, però è carino, è scritto bene, è scritto scorrevole e va che è una meraviglia, insomma, questo qui è il primo di una trilogia e infatti mi sono già comprata il secondo e il terzo in ebook. Poi
il club dello shopping di Carmen Ride. Questo qui era sulla mia libreria da ben 6 anni e alla fine quest'anno mi sono decisa a finirlo finalmente. Come al solito ho pensato da quando l'ho iniziato che era una scrittura molto noiosa, perché era troppo dettagliata su quello che si metteva la ragazza, su tutte le cose di moda che diceva di Dior, di Miu Miu, tutte queste cose così che a me insomma non interessano. Solo che l'avevo comprato quando era uscita il Love Shopping ed era il boom. Ed era il boom di quel tempo. E quindi questo qui, insomma, non ve lo consiglio di comprarlo. Poi, continuando dietro, il diario di Katie, di come si chiama sto tizio? Stuart Wiseman, e il segreto di Katie, sempre dell'autore, ed è il primo e il secondo, mi manca di leggere il terzo, ed è molto carino perché è fatto appunto a diario, e all'interno troviamo subito a sinistra una specie di sacchetta dove c'è all'interno tutto quello che mette la scrittrice, e il bello è che è anche tutto quanto disegnato, tutte le pagine sono completamente disegnate ed è veramente una cosa che a me piace tanto, anche perché non so disegnare, quindi molto molto bello e lo consiglio di comprare. E l'ho comprato di tutte e due al mercatino dell'usato a 3,50 euro l'uno. Io muoio lentamente perché questa tosse non mi abbandona mai. Il diario del vampiro di Lisa Jane Smith, Il risveglio e la lotta. Tutti e due carini, anche se sinceramente non me li ricordo, ed ho comprato anche i seguiti, però devo vedere quando riuscirò a rileggere sia questi due che quegli altri, anche perché non mi ricordo niente. Poi La sedicesima luna, che mi è stato regalato da una mia amica giù di Roma, che me l'aveva regalato per il compleanno. Libro carino, niente da dire, insomma, devo ancora leggere La diciassettesima luna. Poi, di Cristina Brambilla, Il primo sangue, libro sconsigliatissimo di leggerlo, non lo comprate, a me non è piaciuto per niente. Poi, di Christine Gear, In verità è meglio mentire, la ragazza che ha scritto la saga, quella famosissima di Red, Green e Blu. Questo qui è carino come libro, ma niente di che. Il costo è di 12,90 euro, però l'ho trovato ad una bancarella o ad 1 euro. Sì, è carino, anche ben fatto, mi piace. Poi di Clea Benedetti, Il guerriero dell'eternità, che ho fatto una recensione sia sul mio blog sia su YouTube, quindi andatela a vedere. Mi ha anche autografato il libro, molto carina, la ringrazio, anche perché questo libro è anche molto bello, mi è piaciuto veramente tanto e non vedo l'ora che esce il seguito. Poi di Elizabeth Chandler ho comprato Baciata da un angelo, L'amore che non muore e Il potere dell'amore. Mi sa che è composto da 6 libri, questi qua li ho pagati 1 euro l'uno, se non mi sbaglio, 1,50 euro e 2 euro. È una lettura carina, una lettura estiva, una lettura proprio per ragazzi, molto molto carina, la consiglio. Poi tutti quanti conoscerete Narnia, Le cronache di Narnia, bellissimo libro, un bel tomone, veramente questo qui è anche molto consigliato, l'ho letto tantissimo tempo fa, non mi ricordo esattamente tutto, ma ve lo consiglio di leggere. Poi di Koji Suzuki, Ring, che sarebbe il libro
che hanno tradotto il film di The Ring. Devo dire che mi ha fatto molto più paura la rappresentazione cinematografica americana piuttosto che il libro, che non mi ha fatto per niente paura, anche se nei film sia americano che giapponese hanno cambiato molte cose. Però anche questo qui ho fatto una recensione, quindi magari andatevela a leggere se vi interessa. Comunque è molto carino da comprare. Poi spostiamo un po' la telecamera. E anche questo qui è il mio porta segnalibri, praticamente. Sono tutti quanti segnalibri, ve l'avevo fatti vedere. Poi Marked di PC e Christine Cast, molto molto bello, mi è piaciuto veramente tanto come libro, una cosa innovativa sempre sui vampiri. Veramente ve lo consiglio tantissimo, comprato al mercatino dell'usato a 5 euro e anche ho letto già il secondo, che è Betrayed. E questo qua invece l'avevo pagato a metà prezzo, a 2,50 euro, tenuto in condizioni perfette, e sono veramente carinissimi, anche se il secondo libro non mi è piaciuto tanto perché è successo un qualcosa che mi ha lasciato un po' di stucco, però vedremo come andrà in seguito. Poi il mio amatissimo Half-Bed di Sally Green, che io questo libro lo amo alla follia. Ne ha parlato Galassia Cartacei, che sarebbe Marco Locatelli, in un suo video, che ne parlava molto bene, e ero così tanto curiosa che l'ho preso a prezzo pieno, a 15 euro sul libraccio, e devo dire che sono i soldi meglio spesi in assoluto, perché è uno dei miei libri preferiti. Scusatemi. Devo dire che però all'inizio l'ho trovato abbastanza strano, anche perché cambia di persona di continuo, e l'inizio non mi è piaciuto particolarmente, ma andando avanti non riuscivo più a staccarmi da questo libro. Ok, poi Il mondo degli dèi e degli eroi. Allora questo libro qui, che non si vede? Si vede? Ha praticamente una storia abbastanza lunga, perché questo qui era un libro che mi avevano dato tantissimo tempo fa alla mia scuola, alle medie. Poi l'ho venduto al mercatino dell'usato e quest'anno mi era venuta voglia di rileggerlo, e quindi me lo sono comprato tipo a 3 euro, una cosa del genere. È un po' diciamo sporca la copertina, perché essendo bianca si è ingiallita, e qui naturalmente hanno staccato il prezzo, e io una cosa che odio quando rovinano i libri, però non fa niente, insomma. Non l'ho ancora letto, però lo volevo assolutamente ricomprare, e l'ho comprato. Poi non c'è neanche da fare le presentazioni con I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Poi di Alessandro Baricco, 900, un mini libricino, non credo che superi le 100 pagine, però mi è piaciuto veramente tanto e vorrei continuare a leggere altre cose di Baricco. Poi la saga di Una serie di sfortunati eventi, che ve li faccio vedere. Un infausto e inizio. La stanza delle serpi. La funesta finestra. La sinistra segheria. L'atroce accademia. L'ascensore ansiogeno. Scusatemi, ma fanno proprio i titoli, molto scioglilingue. E poi per ultimo Il vile villaggio. Il mistero del capanno di Jennifer Blake. Avvicino un pochettino, che magari non leggete. Questo libro praticamente l'ho comprato da una bancarella ad un euro. Non lo sapevo che era un Harmony, infatti c'è scritto qui sotto, lo vedete quanto è piccolo, e io non avevo letto quella cavolaccia di scritta, quindi l'ho comprato. È stato più o meno 3 anni sulla mia libreria, l'ho letto, non mi è piaciuto perché come al solito non ha né capo né coda, e non mi è piaciuto.
Ho comprato al mercatino dell'usato un sacchissimo di tempo fa Sulle ali della notte di Maggie Shane. Questo qui invece mi è piaciuto molto, è sempre dell'Arlecchin Mondadori, è un po' più erotico rispetto a Il mistero del capanno. Parla naturalmente di vampiri. L'avevo pagato 1 euro, se non mi sbaglio, dovrebbe essere l'inizio di una serie, che però va bene anche autoconclusivo, insomma mi è piaciuto così, finisce là. E adesso passiamo alla libreria sopra. Ta-d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 a-